L'Isernia, davanti a 1300 tifosi, si aggiudica il derby con il Termoli ed è sempre più padrona del proprio destino. La salvezza è nelle mani e nella testa di Farrocco, che deve fare a meno del suo giocatore più rappresentativo, Gimenez, fermato dall'infortunio. Al suo posto schiera Pellegrini centrale a far coppia con Perrone, con Mema terzino, insieme a Francese. A centrocampo Babba con i giovani Antinucci, Ercolano e Miola, trequartista Cascio e in avanti Varela. Il Termoli di mister Carnevale parte bene nella prima fazione di gioco, sospinta dai suoi avanti, Puntoriere e Cancello. È la prima occasione, al decimo gli Adriatici passano in vantaggio con Puntorieri che con un colpo di testa batte Draghi per la gioia dei 150 sostenitori giunti a Lancellotta. La squadra di Carnevale ci crede, al dodicesimo poteva chiudere la partita ancora con Puntoriere che, approfittando di un rimbalzo velenoso del pallone a causa di un terreno di gioco molto duro, sfiora il raddoppio con un tiro che termina di pochissimo a lato. L'Isernia, sospinta dal suo meraviglioso pubblico, comincia a menare le danze, prende le contromisure a centrocampo e la gara diventa più equilibrata. Al 17esimo, su punizione, Cascio spaventa Palombo. Al 26esimo arriva il pari dei padroni di casa con il suo goleador Facundo Cascio al suo quinto gol stagionale. Da un innocuo disimpegno dei difensori del Termoli si presenta davanti a Palombo e lo sumera con un tocco di magia. Al 37esimo torna ad affacciarsi il Termoli dalle parti di Draghi che con un tiro dai 20 metri di Cancello viene respinto dal numero 1 biancoceleste. Termina un primo tempo alla pari. Nella ripresa al quinto, primo squillo di marca termolese con Cancello, Draghi smanaccia e la palla capita sul piede dell'attaccante giallorosso che arriva tardi all'appuntamento con il gol sparando alto da pochi passi. Farrocco immette De Filippo, l'ex di giornata, che entra subito in partita e al 15esimo è lui a far esplodere Lancellotta con un gol sugli sviluppi di un angolo. Palombo non è impeccabile nell'uscita, si avventa come un falco di Filippo che appoggia il pallone in rete. Un gol molto atteso dallo stesso attaccante biancoceleste, ancora secco dopo 8 gare tra Coppa e Campionato, che corre verso la tribuna ad abbracciare i suoi sostenitori. Il Termoli accusa il colpo, mister Carnevale effettua diversi cambi, ma l'Isernia controlla la gara a suo piacimento. Al 20esimo è ancora Di Filippo, che galvanizzato dal gol ci prova dalla distanza, ma il suo tiro termina di poco alto. Entra al posto di Varela ed è proprio il neo entrato Bainotto al 27esimo con un gran destro a spaventare Palombo. Al 29esimo Farrocco fa debuttare anche l'ultimo acquisto, Arzura, che rivela Miola. All'80esimo grande intervento di Draghi sul tiro di Puntoriere, il migliore dei suoi, comunque ben controllato da Pellegrini e Pellone. All'85esimo un'indecisione del giovane Antinucci con salvataggio in extremis di Francese. La partita si spegne lentamente, l'ultimo scossone in pieno recupero al 49esimo, Draghi compie un altro miracolo. Termina così un derby che ha visto l'Isernia di Farrocco battere un Termoli che è uscito a testa alta dal confronto. Mister Farrocco azzecca tutte le mosse e guarda al futuro con più ottimismo. In fondo le esperienze che possono riservare seduzione, fascino e stimoli devono ancora venire, ma la giovane Isernia c'è e i suoi tifosi gongolano. Il Termoli alla terza sconfitta consecutiva deve rivedere qualcosa in difesa a centrocampo. Le uniche note positive vengono dal duo d'attacco, Puntoriere e Cancello.